Allora, ti devo fare vedere i documenti così ti tolgo qualsiasi dubbio. Quindi, Tribunale di Piacenza, tra l'altro, il Tribunale di Piacenza bene ma non benissimo, okay? Insieme al Tribunale di Brescia, quello di Modena, okay? Ci sono dei tribunali un po' difficili, diciamo così, ma se un staff legale è bravo, riesce anche a bucare. Diciamo così, i tribunali e a sospendere aste giudiziarie, decreti aggiuntivi e pignoramenti. Allora, ti dico ti do un'informazione sia per i professionisti sia per le persone che hanno questo tipo di problema, ma anche non, perché potresti averlo. O prima o dopo tutti veniamo pignorati. È proprio il mood, ok? Oggi se non hai un pignoramento non sei nessuno. Negli anni 80 era l'avviso di garanzia, te lo ricordi? Quando c'era un avviso di garanzia eri qualcuno. Oggi se tu non hai un pignoramento non sei nessuno, un decreto aggiuntivo, un piccolo pignoramento, okay? Fa bene alla salute. Detto questo, Tribunale di Piacenza. Allora, ci sono delle situazioni, e parlo sia agli avvocatuzzoli, okay, che ai clienti, agli imprenditori, a tutte quelle persone che hanno questo tipo di problema, dove ti arriva la messa all'asta, dove ti arriva il pignoramento, dato da una situazione vecchia, dove tutto l'impianto dell'asta ti viene messo in piedi attraverso giudizi di altri giudici e non dai documenti. Quindi cosa vuol dire? Che essendo il giudice già deciso, il giudice quindi ti ha dato già un decreto aggiuntivo e già esecutivo, non sono stati depositati i documenti, quindi non ci sono le fiduzioni allegate, i mutui allegati, i finanziamenti allegati, quindi sono casi molto particolari. La domanda che ti devi porre, sia che tu sia un avvocato, sia che tu sia un imprenditore o qualsiasi persona, è perché tolgono i documenti dai pignoramenti e dalla messa all'asta, ok? Ci deve essere un motivo. Lasciale lì, così le controlliamo. Detto questo, noi cosa facciamo? E questa è una roba un po' particolare. Adesso ti do due strade meravigliose perché io ti spiego tutto a te, perché tu sai perfettamente così se il tuo avvocatuzzolo sta facendo la cosa giusta, ma non perché te lo dico io, perché ti faccio vedere i documenti, ok? Sei connesso? Tribunale di Piacenza. Vedi? Te la faccio vedere, fai lo screenshot, te la guardi, te la leggi. Ok? Questa è cosa nostra, è cosa nostra. Ok, Tribunale di Piacenza, il giudice Stefano Aldo Tiberti. Complimenti, signor giudice. Letto il ricorso depositato dall'immobiliare e elevato ai documenti prodotti, il credito risulta certo, liquido ed esigibile, considerando che sussistono le condizioni previste dall'articolo 633. Ingiunge a Creval SPA, che è una società che compra NPL, eccetera, eccetera, di consegnare al ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, i seguenti documenti: contratto di conto corrente, fiduzione rilasciata dall'immobiliare, eccetera, eccetera, di 2 milioni di euro, ok, e garanzie e obbligazioni. Può capitare che in molti casi, essendo queste società si sono vendute, rivendute, rivendute, che i documenti non le abbiano. In questo caso, se i documenti non le abbiano, stavo dicendo, nulla è dovuto. Quante volte capita? Capita un sacco di volte. E comunque, se i documenti nella richiesta di esibizione ci sono, li andiamo a controllare. E il 90% delle volte mutui, fiduzioni sono annullabili, comunque ci sono delle anomalie. E metti in piedi una difesa, metti in piedi un impianto, ok? Con la richiesta di esibizione dei documenti, ok? Hai capito? E anche questa te la do gratis, ok? Metti a me non mi piace tu, eh? Ah, che pazienza. Detto questo, anche se è passato in sordina, ma devo farci proprio un video ad hoc. Su questa sentenza meravigliosa, perché ti dico anche le conseguenze di questa
questa sentenza della Corte di Cassazione, ok? Final Summary Source, ok? Quindi la numero 36026. Allora, cosa succede? La sentenza 36026 del 27 dicembre 2023 parla e prevede delle clausole di indicizzazione per indeterminatezza della causa del tasso di interesse applicato. In poche parole, te la faccio in sintesi, che è una roba fantastica. Il giudice cosa dice? Che se il tuo mutuo, ascoltami, non è chiaro nella descrizione del tasso di interesse, tipo è in una moneta estera, yen, franco svizzero, qualsiasi moneta che non sia l'euro, esempio. Se non c'è all'interno determinato il tasso di interesse in modo chiaro, cioè collegamento Libor, Euribor, data 3 mesi, data 6 mesi, basta che lo vai a leggere. Se c'è il tasso floor, ok, i motivi sono diversi, ok? In questo caso diventa indeterminato. E di conseguenza circa 2/3 degli interessi devono essere restituiti e passa al tasso BOT. Chiaro? Questo che conseguenza ha? Uno, prendere i soldi indietro potrebbe essere un'idea? Sì. Faccio un appendice, cioè io a volte leggo dei commenti che mi lasciano basito. Cioè, a chi mi posso rivolgere per fare una preanalisi del mio mutuo? Ok? Se sto facendo io il video, se faccio il professionista da 23 anni in questo settore, vediamo a chi ti puoi rivolgere. Panettiere? Macellaio? Magari a me? Magari a noi? Vediamo. Non è un commento che ho letto davvero, però sono talmente simpatici che ci sta. Allora, cosa succede? Se tu hai un impianto che qualcuno ti ha aggredito, quindi se hai una situazione normale, vai a prendere i tuoi soldi indietro, fai un'analisi, paghi l'analisi e se dopo vuoi andare avanti, fai una causa e prendi i tuoi soldi indietro. Il diritto va esercitato, se no non c'è un altro metodo. Però cosa succede? Se hai la casa all'asta, il capannone all'asta, se hai un decreto ingiuntivo, ok? Se hai una situazione d'allarme e non c'è strada da percorrere, siccome spesso, spessissimo, ne ho parlato l'altro giorno sui mutui dal 2005-2008, l'ultima sentenza che sono, quelli variabili sono tutti quasi con delle anomalie, se è questo il tuo caso ti puoi opporre e siccome i soldi vantati da parte della banca o della società di recupero credito non sono quindi reali, se il giudice fa bene il suo mestiere, sospende l'asta, sospende il decreto aggiuntivo e poi si va a trattare con la società di recupero credito che, seppur fanno un lavoro di merda, okay, perché di questo stiamo parlando, perché non è vero che tutti i lavori sono onorevoli, andare a prendere i disgraziati, non i furbetti, i disgraziati è un lavoro di merda, secondo me, poi ognuno ha la sua opinione. Loro non hanno l'attività di fare delle cause, il loro lavoro è comprare dei debiti a poco prezzo e poi c'è una serie di avvocatuzzoli proprio di basso profilo che fanno decreti ingiuntivi, pignoramenti, però sai, se nessuno si oppone diventa tutto molto facile. Viceversa, se ti opponi accade che rendi la vita difficile e poi si fa una trattativa. Okay, noi abbiamo trattato delle cose al 10%, 15%. Va bene? Detto questo, ti invito nel mio gruppo Telegram, Gaetano Vinò, ce n'è solo uno, mi raccomando, è fake, io non vendo criptovalute, per una mia consulenza sugli investimenti, finanziamenti che avete fatto, dovete parlare con me, non ho gruppi, non faccio consulenze via Telegram, oppure chiamate il mio ufficio www.decebo.it, www.gaetanovinò.it, ok? Te salute e condividi il video.